Ciao a tutti, oggi andrò a preparare una torta farcita. Per prepararla utilizzerò questa base morbida per torte, già l'ho preparata. Non vi ho fatto vedere il procedimento perché l'ho realizzata già per altri video. Vi metto il link nell'info box. Comunque adesso vi ripeto gli ingredienti per chi non avesse visto il video. Allora, per preparare questa base morbida abbiamo bisogno di 2 uova, 100 g di zucchero, 80 g di burro fuso, 100 ml di latte, 150 g di farina e mezza bustina di lievito per dolci. Il procedimento è molto semplice perché mettete in una ciotola, le uova con lo zucchero e montate bene, poi aggiungete il burro fuso e il latte e infine unite la farina e il lievito. E andate a cuocere in questo stampo per crostate, vedete questo con la scanalatura, perché poi adesso qui al rovescio l'andremo a farcire. E per cuocere questa torta va fatta cuocere in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti circa. Adesso lo andrò a farcire. Per la farcitura andrò ad utilizzare 100 g di cioccolato fondente che ho già spezzettato e 60 g di panna, questa qui, utilizzo questa qui della Oppola. Allora, ho messo la panna in un pentolino e l'ho fatta scaldare. Mi raccomando, solo scaldare, non bollire. Ho messo in un'altra ciotolina il cioccolato fondente a scaglie. Ora vado ad unire la panna e vado a mescolare fino a quando il cioccolato non risulterà completamente fuso. Se avete dei problemi nello sciogliere completamente il cioccolato, spostatevi nuovamente sul fornello, probabilmente la panna non era della temperatura giusta o si era raffreddata. Ora versiamo questa glassa sulla torta. E la stendiamo. Adesso la torta va messa in frigorifero per 30 minuti, poi potete tirarla fuori e potete conservarla a temperatura ambiente. Una volta pronta potete decorarla. Io adesso vado a fare la spesa. Se trovo delle fragole, le andrò a decorare con le fragole. Allora, ho trovato le fragole, come vi avevo detto, e ora vado a decorare la torta. Le ho lavate bene, le ho tagliate a fettine sottili e ora le vado a disporre semplicemente sulla torta. Questo modo, però potete decorarla come preferite. Ecco, ho riempito tutta la torta con le fragole. Nel frattempo qui vedete una manina che ruba le fragole. E adesso vado a sciogliere un altro po' di cioccolato fondente, così lo metto un po' sopra. Non era in programma, però credo che ci stia bene, che dici? Allora, ho sciolto a bagnomaria 100 g di cioccolato fondente e adesso vado a creare dei decori. Ecco qui. La torta con fragole e cioccolato è pronta, come avete visto è molto semplice e veloce da preparare, ha un bel aspetto, mi dispiace non ve la faccio vedere tagliata perché devo regalarla. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se provate a farla mi raccomando fateci sapere. Ciao a tutti e alla prossima video ricetta.